2011 la prima edizione contava meno di 70 partecipanti, oggi il numero resta 320. Quando hai deciso di mettere in piedi questo evento, ti aspettavi una crescita così esponenziale? No, diciamo che abbiamo 66, erano il primo evento realizzato nel 2011 su un altro tracciato, e poi nel corso degli anni molto probabilmente il paesaggio, la buona organizzazione ha fatto sì, è cresciuto anche il movimento, nel senso che sono i ciclisti che fanno mountain bike sono sempre di più, invece 11 anni fa, diciamo in percentuale al numero di ciclisti, molti facevano strada e pochi la mountain bike. Diciamo che abbiamo saputo cogliere questo passaggio, soprattutto generazionale, i giovani molti si stanno avvicinando alla mountain bike e siamo contenti di questo risultato, chiaramente devi agire e lavorare bene. Due settimane fa la corsa campestre con la stracittadina di Scerni, oggi la mountain bike. Pensando al futuro, ci sarebbe la possibilità di aggiungere un terzo evento, un anno con un nuovo sport? No, il ciclocross, ogni territorio si presta a fare qualcosa. Queste corse brevi, la corsa campestre, la mountain bike, un duathlon oppure il ciclocross. Questo è anche un terreno ottimo per il ciclocross. In inverno può essere che per destagionalizzare, per far diciamo, approcciare alla bici, allo sport, altre tipologie di persone, possiamo pensare di organizzare una gara di ciclocross.